Oggi voglio presentarti in anteprima una delle ultime uscite in casa Claudio Zucca Parfum, ovvero Mineral Wood. Ebbi l'onore e l'onere di provare questa fragranza sotto forma di decant tanto tempo fa e dissi a Claudio: Claudio, falla uscire subito come profumo perché è spettacolare. Confermi? Io dico sempre la verità. Comunque, detto ciò, è una fragranza dalla doppia anima. In quanto da una parte è molto allegra e briosa, dall'altra è più misteriosa, più mistica. Perché dico questo? Abbiamo in apertura arancia, tangerino, bergamotto, legno di cedro, quindi note allegre, briose, che però si accostano a note più vintage, più particolari. Abbiamo olibano, una nota fumosa, abbiamo il cipresso, che è la nota più enigmatica che esiste, questo legno cimiteriale. Abbiamo anche un vetiver meraviglioso che si fonde alla delicatezza del legno di sandalo e soprattutto, diciamo, a questo odore così mistico che è dato dal frankincenso, dall'olibano. Olibano che è presente sia in apertura sia nel fondo del profumo, che crea appunto questo odore così mistico, metallico, perché abbiamo anche nel cuore l'iso e super, questa molecola sintetica che ha un odore strano, stranissimo, ma insieme a tutte queste note che vi ho detto, crea appunto un odore molto particolare. Andare a spiegarvi precisamente questo odore è praticamente impossibile, come è impossibile spiegare l'odore che hanno tutti i profumi contenenti molecole sintetiche come l'iso e super. Qua però ripeto, con un po' di fantasia, Claudio ha dato questo nome Mineral Wood che è perfetto perché abbiamo note che ricordano un bosco tetro e cupo come il cipresso, come il vetiver, come l'olibano, quindi che gli danno questa connotazione così misteriosa orientale. E poi la nota minerale invece viene data da tutti questi agrumi e l'iso e super, quindi arancia, tangerino, bergamotto e iso e super. È un profumo da provare, particolare, pungente, dalle prestazioni atomiche. Io mi ricordo prima che usciva, l'ho usato, avevo il decant da 10 ml, l'ho usato per un compleanno, ho ricevuto una marea di complimenti, la gente mi diceva: ma che cosa hai addosso? Che tipo di profumo è? Perché giustamente è qualcosa di mai sentito. Comunque, stupendo, andatelo a provare perché è meraviglioso.